Siete pronti per una vacanza in alta quota tra laghi, panorami da sogno ed esperienze adrenaliniche? Beh, questa volta una penna in valigia vi porta sulle Dolomiti, alla scoperta della zona di Auronzo di Cadore. Pronti? Prima tappa del nostro tour è il famosissimo lago di Bryce. È vero, non ci troviamo propriamente nel Cadore, però questa è una tappa che non poteva mancare. Per visitare il lago abbiamo due modi, ma sicuramente il più caratteristico è quello della barca a remi. Una volta saliti a bordo vi sembrerà di essere tornati indietro nel tempo e potrete godervi ogni angolo del lago. Noleggiare un'imbarcazione non è così economico, infatti i prezzi vanno dai 18 ai 28 euro, ma è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Altra esperienza da non perdere è il giro ad anello del lago. Vi regalerà degli scorci unici e si tratta di una passeggiata facile e adatta a tutti. Per fare il giro completo impiegherete solo un'ora, quindi prendetevi un attimo di tempo, ne varrà la pena. Tornando verso Auronzo di Cadore ci fermiamo al lago di Misurina. Si tratta di un lago alpino naturale, il più grande della zona, dove troverete alcuni locali perfetti per un aperitivo. E visto che oggi siamo in vena di laghi, dove mi hai portato? Al lago di Auronzo. Ed eccoci alla nostra ultima tappa. Il lago è nel cuore di Auronzo di Cadore e offre una perfetta location per una passeggiata serale. Non facciamo però troppo tardi, perché il giorno dopo ci alziamo di buon'ora per raggiungere il Passo Tre Croci. Da qui infatti parte il sentiero 215 che ci condurrà fino al lago del Serapis. La salita dura circa 2 ore ed è decisamente panoramica, ma attenzione! Lungo il sentiero troverete alcuni tratti esposti come questi, quindi se soffrite di vertigini, meglio preferire il sentiero 217. Tutta la fatica comunque sarà ripagata da questa vista. Ammettetelo, avete mai visto acqua più turchese di questa? Ah, e come scordarsi del pranzo? I canederli del rifugio Vandelli sono spettacolari. Altra tappa imperdibile se trascorrerete le vacanze nel Cadore sono le tre cime di Lavaredo. Lo so, il giro ad anello è frequentatissimo e forse un po' scontato. Ecco perché abbiamo scelto di visitarle da un'altra prospettiva. Si tratta della Ferrata De Luca sul Monte Paterno e da qui arriverete a una delle finestre più belle delle Dolomiti. Eccola! Come potete vedere, per intraprendere questo percorso bisogna essere attrezzati. E non è così semplice, quindi fatelo solo se siete preparati o in compagnia di una guida. Questo percorso è caratterizzato da una lunghissima serie di gallerie, spesso molto buie, e alcune di queste sono anche raggiungibili a piedi dal rifugio Locatelli, senza bisogno di attrezzatura. Ma portate con voi sempre una torcia e magari un casco. Per il nostro ultimo giorno decidiamo di fare qualcosa di più rilassante, ma quando abbiamo scoperto che ad Auronzo di Cadore c'era il fan bob più lungo del mondo, non abbiamo saputo resistere. Prendiamo subito il biglietto, che per gli adulti è di 12 euro, inclusa la salita in seggiovia. Strana cosa. Ed eccoci sulla seggiovia per il Monte Agudo, dove faremo il fan bob. Ed è stranissimo essere in seggiovia senza sci. Beh, incredibile. E già, da veri appassionati della neve gli sci ci mancano parecchio, ma anche la vista di questa montagna in estate non è affatto male. E scenderemo proprio per una pista da sci con il nostro bob. E si va! Il percorso è lungo 3 km ed è adatto a tutti. Potrete infatti scegliere se scenderli tutti d'un fiato a 45 km orari oppure andare più lenti. Il freno sarà nelle vostre mani. E non dimenticate di godervi il panorama! E dopo la discesa ci spostiamo verso la nostra ultima tappa, l'escursione che ci porterà fino a Malgamaraia e poi ancora più su, al rifugio Città di Carpi. Il sentiero questa volta è semplicissimo e adatto a tutti. Ecco perché abbiamo portato anche il nostro cagnolino. E dopo circa un'oretta di camminata ci ritroviamo qui, in questo immenso pascolo di fronte a Malgamaraia. I paesaggi sono davvero da cartolina e la pausa pranzo qui è indimenticabile. Guardate che vista! Ma se avete ancora voglia di camminare, vi consiglio di salire ancora più su, verso il rifugio Città dei Carpi. Noi abbiamo scelto la direttissima, 400 metri di dislivello ma molto più veloce, e la ricompensa è di fronte a noi. Un finale perfetto per questo weekend nel Cadore.
Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuovi itinerari di viaggio.